Il regista Mario Martone scende in gara a Venezia affrontando l'essenza della cultura napoletana con Il sindaco del Rione Sanità, cioè quell'opera simbolo uscita dall'abilità di Edoardo De Filippo. Antonio Baracano, uomo d'onore che sa distinguere tra gente per bene e carogne, è il sindaco del Rione Sanità. Con la sua carismatica influenza amministra la giustizia secondo suoi personali criteri, al di fuori dello Stato. Torna intanto alla mostra del cinema di Venezia Haifa al-Mansur, prima regista dell'Arabia Saudita che dopo aver partecipato nel 2012 porta in concorso The Perfect Candidate, storia di una donna saudita che pronta per una vacanza a Dubai viene respinta ai controlli dell'aeroporto di Riyadh perché il permesso rilasciato dal padre è scaduto. È molto importante portare un messaggio del genere perché la nostra femminilità dovrebbe trascendere la razza, il genere, i paesi e tutto il resto. Dobbiamo unirci come donne, sostenerci a vicenda, credere in noi e credere nel successo reciproco. Assalamu alaikum. Il significato profondo del film, in cui una donna di un paese rimasto indietro nella storia decide di entrare in politica, ruota attorno alla necessità di celebrare e rendere omaggio alle tradizioni culturali e artistiche saudite per far sì che guidino gli sforzi necessari alla modernizzazione del paese. نحسن ونطور بلدتنا الجميلة. In concorso c'è anche l'ufficiale La Spia di Roman Polanski, cioè l'affresco storico dell'affaire Alfred Dreyfus, giovane e promettente ufficiale dell'esercito francese accusato sul finire dell'Ottocento di essere un informatore dei tedeschi. Verrà degradato e condannato alla deportazione, un processo destinato a rimanere controverso fino in fondo. L'interprete è Jean Dujardin. J'aurai satisfaction. On va la trouver chez tes putes. Lâche. Traître. Sale juif!